Choose Law, avvocati in radio. Buongiorno, 19 luglio, sempre su Svegliati Avvocatura. Un breve jingle, siamo da voi. Use Law Web Radio. www.webradiouslaw.it. webradiouslaw.it. E ancora buongiorno, sono Angelo Marzo della mia postazione virtuale di Vicenza, con me in regia Ornella Sala. Oggi parleremo della sospensione degli articoli 3 e 4 della legge sulla notifica in proprio o comunque attraverso l'ufficiale giudiziario sulle necessità di sospendere proprio quei commi e delle conseguenze che possiamo avere in questo regime transitorio, in questo passaggio da un momento e l'altro della nostra vita da avvocati che notificano e dell'obbligatorietà delle notifiche a mezzo PEC. Lo faremo in compagnia del collega e amico Maurizio Reale. Ascoltiamo. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslaw.it. Buongiorno all'amico e collega Maurizio Reale. Buongiorno Angelo e buongiorno a tutte le colleghe e i colleghi che ascoltano Use Law Web Radio. Allora Maurizio, che cosa sta cambiando, o meglio, cambiando? Lo sappiamo che ci sono dei cambiamenti in relazione alle notifiche con la famosa riforma Cartabia, ma c'è uno slittamento, una posticipazione di alcune norme. Che cosa sta succedendo e quali sono poi le cose che più ci interessano? Allora Angelo, sì, hai detto bene, naturalmente parliamo della riforma Cartabia, parliamo in particolar modo e circoscriviamo la nostra chiacchierata al telematico, diciamo alle riforme, certo, che la riforma Cartabia ha portato al telematico, una riforma che onestamente già faceva presumere che ci fosse qualcosa che non andasse poi così bene. Perché? Perché un decreto legislativo pubblicato a ottobre del 2022, modificato a dicembre sia dalla legge di bilancio sia dal famoso decreto mille proroghe, modificato ancora una volta a febbraio del 2023, ed è arrivata strada facendo qualche giorno fa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 luglio 2023 della legge 3 luglio 2023 che va a convertire il DL 51 del 2023, una novità e quindi diciamo un differimento dell'entrata in vigore di quelli che sono praticamente i commi 2 e 3 dell'articolo 3 ter della legge 5394, legge 5394 il cui articolo 3 ter, come chi ci ascolta sa, era entrato in vigore il 1 marzo del 2023, dispone al primo comma in pratica l'obbligo di notifica attraverso la posta elettronica certificata e prevede poi ai commi 2 e 3 delle situazioni laddove per esempio la notifica tramite posta elettronica certificata non fosse andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, laddove il destinatario era un professionista o impresa. In pratica, e qui c'entra il comma 2 proprio dell'articolo 3 ter della legge 5394, la norma indicava al professionista la strada da seguire quando la notifica PEC appunto non fosse andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, e quindi il difensore avrebbe dovuto, il notificante avrebbe dovuto proseguire l'attività di notifica inserendo in pratica alcuni dati, alcune informazioni in quella che viene chiamata area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice dell'impresa e dell'insolvenza. Ora, cosa succede? Succede che in realtà quest'area web non è mai esistita, ad oggi non esiste. La norma è entrata in vigore, ripeto, il 1 marzo, altra cosa assurda. È entrata in vigore così come relativamente alle attestazioni di conformità soltanto per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, quindi ancora per molto tempo sia quanto alle notifiche sia quanto alle attestazioni dovremmo seguire tra virgolette un doppio binario a seconda che la notifica o l'attestazione riguardi un procedimento instaurato
o entro il 28 febbraio o dopo il 28 febbraio, cosa questa secondo me assurda, che certo, contribuisce a fare solo confusione, ma non ha nessuna logica, non ha nessun buon senso. Insomma, quindi area web inesistente, così come del resto anche il famoso pubblico elenco INAD, sempre, è quello che stavo per chiedere, appunto. Benissimo, anche quello inesistente, o meglio, proprio mancante da un punto di vista della struttura informatica individuabile sulla rete, fino al praticamente a qualche giorno fa, perché adesso INAD è consultabile dal 6 luglio del 2023. Esatto. Quindi diciamo che fino al 6 luglio 2023 le due riforme veramente più cospicue, più forti, e che avrebbero dovuto in un certo modo dare la possibilità al processo nella sua fase iniziale, che è quella fondamentale, la notifica dell'atto, la portata a conoscenza della citazione piuttosto che del ricorso, insomma, tu sai come me, come lo sanno le colleghe e i colleghi, quanto importante sia eliminare qualsiasi dubbio e lungaggine delle notifiche. Per cui le due novità più importanti, per mancanza proprio delle strutture informatiche, parliamo da una parte era web, dall'altra parte INAD, praticamente sono rimaste inattuate, di fatto inattuate. INAD fino al 6 luglio. L'area web comunque inattuata. Adesso arriva questa norma che è entrata in vigore il 6 luglio e che sospende praticamente l'efficacia delle disposizioni relative proprio all'area web, nonché del comma successivo di cui parleremo a breve, dell'articolo 3-ter, fino al 31 dicembre 2023. Ora, anche qui è una cosa un po', non ridicola, però un po' strana, cioè sospendiamo l'efficacia di una norma che in realtà non è mai entrata di fatto in vigore. Appunto. Perché è entrata normativamente in vigore dal 1 marzo, ma non essendo attuabile, applicabile, di fatto rappresentava assolutamente il nulla. Comunque la norma dice che si differisce praticamente, si sospende l'entrata, queste disposizioni fino al 31 dicembre 2023. Cosa succede per l'articolo 3 e il comma 3 della norma di cui stiamo parlando assieme? Praticamente l'articolo 3-ter prevedeva, e naturalmente adesso è stato modificato in questa sua ultima parte, nel comma 3, e prevedeva praticamente che la notifica, laddove non fosse andata a buon fine per una causa imputabile al destinatario, se trattava naturalmente se si trattava di una notifica diretta a un professionista o a Inipec un'impresa, avrebbe dovuto il professionista appunto inserirla nell'area web. Invece adesso praticamente fino alla data del 31 dicembre del 2023, quando la notifica obbligatoria, cioè quella prevista ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della legge 53 del 94, non è possibile o non ha esito positivo, la stessa deve essere eseguita con le modalità ordinarie, quindi cartacee. Qua già facciamo una prima precisazione, quindi cartacee o in proprio tramite ufficio postale se l'avvocato è autorizzato dall'ordine, oppure tramite UNEP, e però si perfeziona per il soggetto notificante questa notifica cartacea nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Insomma, apparentemente sembrerebbe una norma priva di senso, perché appunto, da un lato impone la notifica con la modalità ordinaria, quella quindi analogica, cartacea, dall'altro però dice che si perfeziona per il soggetto notificante quando è generata la ricevuta di accettazione della notifica effettuata tramite PEC. Allora, innanzitutto censuriamo, stigmatizziamo, evidenziamo ancora una volta come il legislatore, quando scrive o non vuole o non riesce veramente a scrivere in maniera tale che si comprenda ciò che ha scritto. Ma al di là di questa osservazione, l'unica
riflessione che mi sento di fare e soprattutto l'unica, come posso dire, spiegazione che può avere questa norma è che laddove venga fatta una notifica PEC, questa non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, si effettui poi, come da disposizione normativa, la notifica in modalità tradizionale, quella notifica cartacea in realtà non avrà efficacia quando viene effettuata e quando andrà a definizione, ma avrà efficacia nel momento in cui è stata generata quella la ricevuta di accettazione della notifica PEC che non è andata a buon fine e che ha costretto il difensore a effettuare la notifica nella modalità tradizionale cartacea. Questo probabilmente per ovviare e quindi diciamo tenere indenne il notificante da decadenze, prescrizioni, termini per esempio a riassumere eccetera eccetera. Però naturalmente tu capisci, siamo nel mondo delle interpretazioni. Siamo nel mondo delle interpretazioni e tu sai quanto sia pericoloso questo, soprattutto quando riguardano queste norme il telematico, la Cassazione, muoversi nel campo delle interpretazioni quando poi tutto andrà naturalmente prima o poi al vaglio della Corte di Cassazione. Per cui cosa vuoi che ti dica? Dall'altra parte doveva essere un periodo, tra virgolette, nel quale tutti i processi davanti a tutte le giurisdizioni ormai sarebbero stati definitivamente telematici. Sappiamo quello che sta succedendo al giudice di pace, sappiamo quello che sta succedendo al Tribunale per i minorenni. Al Tribunale per i minorenni, voci che posso dare per certe mi dicono che alle software house, a tutte le software house sono stati mandati degli schemi che riguardavano soltanto gli atti introduttivi e non quelli successivi. Per cui immaginiamoci come in effetti siano state organizzate bene le cose. Giudice di pace, tra le altre cose, sappiamo che anche il consulente tecnico d'ufficio ha la sua dignità e ha il suo obbligo di dover depositare in telematico. Bene, non ci sono ad oggi gli schemi per il consulente tecnico d'ufficio, il quale è di fatto impossibilitato a fare depositi perché lui deve qualificarsi come CCU e non come avvocato e naturalmente quindi non trova assolutamente quelli che sono gli schemi da poter utilizzare. Questo naturalmente a riguardo di tutti i software che vengono prodotti dalle software house e messi a disposizione delle colleghe e colleghi. Purtroppo mi ricorda tanto quella famosa riforma degli anni 90 del processo civile, poi entrata in vigore a pizzichi e smozzichi, diciamo, mi pare 6 o 7 anni dopo, insomma. È vero, anche è vero. Qui, e anche qui saremo proprio nel campo del pieno regime almeno fra 2 o 3 anni, insomma. Guarda, a me spiace soprattutto una cosa, che nell'ambito del telematico l'esperienza negativa del 2014 non sia servita a nulla. Nel 2014 avevamo avuto, diciamo così, 1 anno e mezzo di tempo per far sì che ci fossero magistrati, ufficiali giudiziari, cancellieri, avvocati che potessero prendere un po' di confidenza, no? Con queste nuove, con la nuova tecnologia. Dopodiché sappiamo che la formazione lato ministeriale sia verso magistrati, sia verso diciamo così gli ufficiali di cancelleria, non è esistita veramente in quantità minimale. Adesso abbiamo ripetuto gli stessi errori. Certo. Leggere provvedimenti come quelli che hanno emanato i capi di alcuni uffici giudiziari in virtù di una norma, l'articolo 196-4, se non sbaglio, l'ultimo comma, sì, che prevede la possibilità del deposito cartaceo in sostituzione di quello telematico, laddove non ci sia il funzionamento della struttura informatica, e invece vedere questi provvedimenti giustificati dal fatto che parliamo di un provvedimento fatto il 29 giugno o il 30 giugno, nel quale il capo dell'ufficio giudiziario dichiara che non è stata fatta la formazione o è stata insufficiente, che non, che non sono arrivati nuovi portatili, che non sono più, diciamo, moderni i computer che hanno a disposizione. Ma io dico, di tutto questo ce ne accorgiamo il 29 giugno? Un giorno prima.
Io rimango veramente allibito, Purtroppo siamo in una situazione veramente, e il problema poi, ti lo dico adesso perché poi dopo sicuramente fra qualche anno ce ne diranno, la colpa sarà esclusivamente nostra di udienze, di rinvii, di sotterfugi. Ma assolutamente sì, le colpe sono sempre le nostre, così come tanti anni fa dicevano che eravamo noi a fare il fronte contro l'innovazione, contro la tecnologia. Sì. Ma non mi sembra che da parte nostra invece ci siano state queste negligenze. Ma no, abbiamo fatto corsi, convegni. Abbiamo fatto e continuiamo a farli. In tutti i modi. Vogliamo dire anche che quando delle parti processuali, dei protagonisti del processo, chi veramente rischia, e sono l'avvocato, che ha dei doveri nei confronti del proprio cliente, nei confronti del proprio ordine professionale, parliamo di doveri deontologici, doveri professionali e connesse responsabilità. Possiamo dire che tra tutti i protagonisti del processo, quelli veramente con il fiato sul collo siamo noi avvocati. Io non credo che qualcuno possa obiettare. Vogliamo parlare dei termini? I termini per noi sono tutti perentori. Tutti. E anche quelli che non lo sono a volte lo diventano, per fare un'esagerazione. Sì, noi dobbiamo stare incollati fra le suite che non funzionano, i blocchi di manutenzione, i vischi, colpa tema d'animo e tutto, loro invece vanno tranquillamente sempre. Assolutamente sì. Per cui, ma tu pensa che c'è voluta la riforma Cartabia, e attenzione, c'è voluta proprio una modifica del decreto legge pubblicato a febbraio per far sì che anche i magistrati avessero l'obbligo di depositare telematicamente i provvedimenti nonché i verbali di udienza. Cioè, quando noi dal 2014 abbiamo obblighi di deposito telematici, i magistrati fino alla fine di febbraio di questo anno avevano un solo obbligo di deposito telematico, quello del decreto a fronte del ricorso per decreto ingiuntivo. E ti posso assicurare che molti questo obbligo ancora non lo osservano. Ma anche perché, perdonami, no, te lo posso sindacare, non voglio dire numeri di ruolo, ma ancora oggi, provvedimento di una settimana fa, il giudice invita gli avvocati, essendo di nuova nomina, a riportare tutti gli atti in forma di cortesia cartacea, e il provvedimento non è mai stato pubblicato sul sito e né è stato comunicato, solo a mano, a penna, manco in Word. Ma certo, per lo stesso motivo per cui ancora in molti uffici giudiziari i magistrati chiedono che la prova della notifica PEC avvenga mediante la scansione e il deposito dei file PDF, cioè scansionati, e non gli ML, gli MSG, perché non hanno il programma con cui aprirli. Ma tu immagina se io vado dal magistrato domani mattina e dico: guardi, non ho potuto fare il deposito telematico perché non mi funzionava il programma. Riderebbe in faccia, giustamente dico io, attenzione. Però due pesi e due misure. Bene, grazie della piacevole chiacchierata, Maurizio. Grazie, come a te, al solito, Angelo. Siamo sempre in trincea, e una buona giornata a te sempre. E una buona estate anche per te. Grazie anche a te, a tutti i colleghi della Usulo Web Radio e soprattutto alle colleghe e colleghi che ci ascoltano. Grazie ancora. Usulo Web Radio, la voce dell'avvocatura. E con questo è tutto, non mi rimane che augurarvi una buona settimana a tutti voi, e sempre su Svegliati Avvocatura. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.